cominciare a parlare di programmi, a lavorare per i cittadini. Questi ultimi anni abbiamo fatto un po' fatica a centrare il progetto del nuovo Partito Democratico perché ci siamo, ahimè, molto divisi. Credo che con questo congresso parta una nuova fase. C'è stata una grande assunzione di responsabilità da parte della classe dirigente. Credo che ripartiamo bene, uniti, con l'obiettivo di fare il meglio possibile per dare risposta ai cittadini. Io, non solo io, ma anche tutti gli altri rappresentanti, segretari che sono stati eletti, ci siamo impegnati a dare un senso di pluralità, a mantenere la pluralità nel partito, a dare voce a tutti. È stato un mio impegno preciso anche nella composizione degli organismi. Tutte le anime di questo partito non solo sono dentro a questo progetto, ma devono essere valorizzate perché credo che se c'è una cosa che distingue la nostra comunità da tanti altri partiti è che noi si discute, parliamo, a volte anche ci confrontiamo duramente, però questa grande ricchezza debba rimanere ed essere valorizzata. Una nuova sfida, quella delle elezioni che si stanno avvicinando e che chiaramente sarà un impegno anche a livello locale. Sì, sarà un impegno importante. Noi ci avvicineremo con questa nuova voglia di lavorare insieme. Sarà una sfida importante, credo che noi dovremo affrontarla parlando dei progetti, parlando di quello che è stato fatto in questi anni dal governo centrale, che comunque ha avuto dei buoni risultati, e su quel progetto riformista si fonderà il nuovo programma elettorale dei prossimi anni.